Ciao, Ayu. Speravamo in qualcosa che desse senso a quei 70 watt della Vinci X. E siccome le sue testine non permettono di svapare sopra i 30 watt, abbiamo aspettato l'uscita del rigeneribile. Quindi abbiamo deciso di provare il Compact RBA di MacLife. Non abbiamo scelto l'originale perché non aveva l'attacco 510 per poter permetterci di rigenerare più agevolmente e abbiamo deciso per questo. Quindi, soddisferà le nostre aspettative? Prima di andarla a scoprire e rigenerare, sigla! Abbiamo inizialmente provato con del filo da 0,40, però era troppo caldo per i nostri gusti e quindi abbiamo optato per scendere su uno 0,32. La situazione non è che è migliorata proprio di parecchio, perché oltre ad essere troppo caldo con lo 0,40 si perdeva anche resa aromatica e non c'era hit. Con lo 0,32 abbiamo sostanzialmente recuperato il fatto che non è così caldo, ma hit e aroma siamo comunque abbastanza bassi. Infatti abbiamo pensato ora di provarlo con un 0,32 Kantar per vedere se abbiamo dei miglioramenti. Precisiamo che l'altro 0,32 che abbiamo usato era in Nichrome, non era in Kantar, quindi perciò facciamo questa differenza, ma andiamo a vedere se c'è qualche miglioramento, vai! Prima di procedere andiamo a vedere il contenuto della scatola. Scatola che si presenta con il rigenerabile davanti, Compact RBA OCC Vinci, prodotto contenente nicotina, vabbè, le solite avvertenze. Sul lato troviamo MacLife, sull'altro lato Compact RBA OCC Vinci, ripreso dalla facciata frontale, e sul lato posteriore l'importazione e il contenuto della scatola MacLife, codice a barre e vari stemmi. All'interno troviamo il rigenerabile, un set di guarnizioni, viti di ricambio e il chiavino per svitarle, una bustina con all'interno un pad di cotone e due resistenze che sono N80 28GA su punta da 2,5 per un valore di 1,15 ohm ciascuna, con una potenza di utilizzo consigliata dai 10 ai 15 watt. Ed infine un manuale di istruzioni generico per resistenze. Vediamo ora le misure. Parliamo comunque di un RBA, quindi non ci interessa molto la lunghezza totale né tantomeno il diametro, ma la cosa che andremo a misurare sarà la larghezza e la lunghezza del camino e la distanza tra le due torrette. E la campana misura 8,5 mm ed ha un'altezza sempre di 8,5 mm, mentre invece la distanza tra le torrette 4,24 mm. Come abbiamo detto precedentemente, abbiamo scelto questo tipo di rigenerabile perché è il più facile da rigenerare, perché sfidando questo anellino abbiamo l'attacco 510 standard. Per questa prova ho deciso di utilizzare del Kantar da 0,32 mm, quindi 28 gauge, su punta da 2 mm. Ricordatevi di tagliare le estremità e non farle urtare con la campana della tomizzatura. Per quanto riguarda l'altezza della coil nel deck, ho deciso di andarla ad abbassare leggermente fra le torrette, giusto la metà della misura della resistenza. Facciamo qualche attivazione a vuoto e andiamo a inserire il cotone. Fibratelo sempre leggermente, tagliamo l'estremità all'incirca di un mezzo centimetro. Per un fatto di comodità andrò a bagnare il cotone prima di sistemarlo nei fermacotone. Avvitiamo il cap. Una piccola attivazione per verificare che non ci sia qualche filo che urta l'esterno dell'atomizzatore. Se notate che il cotone possa essere leggermente in eccesso, andatelo a tagliare giusto all'esterno dell'atomizzatore. Lo inseriamo come se fosse una normale resistenza. Avvitiamo il supporto
nel negativo, però lo andiamo a caricare e provare. Pasqua, è migliorato qualcosa? Devo dire che rispetto ai setup precedenti, che abbiamo utilizzato lo spessore da 2,5, siamo scesi a 2 con questo nuovo setup, e devo dire che va leggermente meglio, perché magari va a circolare in maniera un poco più abbondante l'aria attorno alla coil, quindi migliora leggermente a livello aromatico. Abbiamo anche abbassato la coil rispetto ai setup precedenti, e questo mi sembra che dà quel poco di hit in più. Per me, come atomizzatore, non va a migliorare quelle che erano le testine, anzi andiamo a peggiorare le performance della box con questo rigenerabile. Anche provando vari setup abbiamo notato che non c'è veramente storia rispetto alle coil, soprattutto le 03 mesh, per quanto riguarda la resa aromatica. Ne viene fuori un tiro, diciamo, che è ibrido, non è né di qua nel di polmone, complice anche il fatto che la Vinci non ha una vera e propria regolazione dell'aria, e quindi non lo so fino a quando può piacere o non può piacere un rigenerabile su questa box. A livello aromatico, come abbiamo già detto, le testine sono nettamente migliori del rigenerabile. Non migliora quindi questo. A livello di quantità di vapore anche, quindi non capisco perché montare il rigenerabile all'interno di una box del genere, che nasce, parliamoci chiaro, come una pod, quindi una cosa che deve essere comoda. Quindi montarci un rigenerabile, a meno che non si è veramente degli smanettoni, quindi è più per il piacere di provare a fare qualcosa di diverso che per la resa finale della box. Quindi io direi, in sostanza, che la box l'abbiamo provata, ma alla fine penso che ci andremo a mettere una testina, almeno per quanto mi riguarda. Anche se stiamo parlando comunque di qualcosa che è prettamente polmonare, qui è una via che potrebbe piacere, potrebbe non piacere. Ma non è un tiro di guancia, lo ripeto. Non è nemmeno un tiro di guancia, quindi personalmente a me non piace. Per il tipo di svapo che faccio io, non mi piace. Almeno quello che uno si aspetta acquistando la Vinci X, no? Te lo acquisti per il tiro di polmone, diciamo. Fa anche la coil da 1,2, però Non è adatta proprio per quello, sia per conformazione del drip tip, sia per l'entrata dell'aria, non è adatta al tiro di guancia. Ecco, magari se avesse avuto l'aria regolabile, allora lì già avremmo trovato un senso in più. Che magari qualcuno ci ha messo dentro dei liquidi organici, allora il rigenerabile avrebbe avuto un senso, perché con i liquidi organici, come sappiamo, le testine tutti muoiono in pochi ml, quindi magari un rigenerabile sarebbe stato la scelta migliore. Ma per continuare a svapare sempre i cremosi, oppure i liquidi che normalmente andremo a svapare con le testine a mesh della Vinci, non ci trovo nessun senso nel passare a rigenerabile. Quindi, detto ciò, non rimane altro che lasciarli ai nostri voti. Vi ricordiamo sempre che sono pareri personali, sono comunque sempre pareri personali. Vi invitiamo sempre a provarlo in prima persona, perché potrebbe anche magari ci sbagliamo, Noi siamo sempre esseri umani, noi. Detto ciò, quindi ci vediamo venerdì prossimo. Ciao, ciao a you.